Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sportivo di Audio Radio VG Nord-Est, RDA Radio 1 e Stab Radio. Vediamo subito alcune notizie del sport regionale. Prima di tutto, Tutt'Udinese, le mosse di mercato dell'Udinese. Gnoccuri torna all'Inter. Calcio, Supercoppa di Eccellenza, si gioca sabato. L'ingresso è gratuito allo Stadio Friuli. Andiamo a vedere invece le notizie di sport internazionale e nazionale. Andiamo subito a vedere in diretta la notizia. Come diciamo già, e vi anticipo già dopo, ci sarà il dopo il TG Sportivo, il TG, anzi la speciale notizie sul Giro d'Italia e della tappa vinta ieri e di la tappa di oggi. Andiamo a vedere altra notizia. Champions League, un paradosso chiamato Zidane, il più sottovalutato dei raccomandati. Infatti la Real Madrid ieri sera ha perso per 2-1 sull'Atletico Madrid, ma il gol che ha fatto del 2-1 sull'1-2 dell'Atletico Madrid sul Real Madrid, è successo che ha fatto qualificare il Real Madrid in finale, che giocherà contro la Juventus il 3 giugno alle 20:45. Serie A, Conte, il futuro ha un bivio: rimanere in Inghilterra o tornare in Italia? Bah, non si sa. Serie A, Totti Day, fissato per il 28 maggio. I biglietti per Roma-Genoa vanno a ruba. Serie A, Belotti tra i social e gol, perché è perfetto per il Milan, nonostante i 100 milioni di euro. È stato rieletto dei Giochi Olimpici Giovanni Malagò, confermato presidente del CONI. Con ben 67 voti su 75, ha favorito e ha vinto proprio Malagò, e sarà ancora presidente dal 2017 al 2020. Altra notizia, Champions League, la magia di Benzema è nella storia, come il tacco di Redondo. Altra notizia, MotoGP, la GP Commission varrà una novità nella procedura in caso di pioggia, e andiamo subito a leggervi il perché questa notizia. Le scuderine potranno scegliere con quale moto partire e la gara sarà ridotta di un giro per permettere il rifornimento. Questa è una buona notizia, soprattutto per le gare che si svolgono sotto la pioggia o in caso di pioggia. Altra notizia, andiamo a vedere, eccola qua. Serie A, Gasperini rinnova 3 anni più opzione per il quarto, che è l'allenatore dell'Atalanta. Altra notizia, la NBA, la giocata della notte: mai perdere palla col Boston Celtic. Parlo di Brown e Bradley. Il risultato della notte: Boston domina la gara 5 e vede la finale di conference avanti 3-2 della serie. Roland Garros, dubbi su Federer: si allena con le palline di Parigi ma sul cemento. Questa è una notizia un po' dell'incredibile sullo sport. Tiro, incredibile, nazionale di tiro indiana bloccata all'aeroporto per trasporto d'armi. Questa è una notizia un po' veramente obsoleta.
Questa invece è un po' una notizia da stare molto attenti. Mountain bike, brividi in Slovacchia. Un orso insegue due mountain bike dietro a questi due ciclisti, correndo. Questo orso ha preso paura e insegue questi ciclisti di mountain bike in Slovacchia. Cosa un po' incredibile e strana. Andiamo invece a informarvi che stasera ci sarà le semifinali di ritorno di Europa League. Il Lione è in svantaggio di ben 4-1 sull'Ajax, però si gioca a Lione per le 21:05 allo stesso orario anche Manchester United, che è in vantaggio di 1-0 sul Celta Vigo e si giocherà a Manchester. Vedremo chi saranno le due finaliste di Europa League. Poi andiamo a vedere il Boston Celtic ha vinto per 123 a 101 contro Washington. Andiamo a vedere altre partite di domani. Andiamo a vedere che stanotte giocherà l'NBA, Houston Rockets contro Sant'Antonio Spurs alle 2 di notte. Allora, Serie A, quarti finale, Olimpia Milano contro Pretland Cremona alle 20:45 e poi Dolomiti Emporio contro Banco di Sardegna e Sassari alle 20:45. Domani cominceranno le prove libere del GP e Spagna, prove libere 1 e 2 alle 10 e alle 14. Si svolgerà la gara domenica alle 14 a Catalogna. Bene. Questo è tutto, vi ho informato su tutte le notizie, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento della settimana di sport, a fra poco con la speciale tappa Reggio Emilia e Terme Lugliesane. Mandi mandi!